La dignità del lavoro passa attraverso i salari. E quanto ha affermato Nicola Ricci, segretario generale della CGIL Napoli e Campania, intervenendo all'assemblea promossa dalla FIOM Campana sul tema Uniti per la dignità lavoro, contratto e diritti, svoltosi all'Hotel Ramada. Quello di oggi è un appuntamento importante, sottolinea Ricci, nell'ambito delle iniziative che la FIOM ha deciso di organizzare in tutta Italia per confrontarsi e dare la parola alle migliaia di delegate e delegati. Uno dei temi caldi di questo autunno sarà sicuramente il rinnovo del contratto nazionale. La dignità del lavoro passa attraverso i salari, c'è da questo punto di vista un tavolo aperto con i metalmeccanici per il rinnovo del contratto, le richieste guardano a due vincoli importanti su cui il sindacato si sta interrogando, orario di lavoro e salario. E il tema è incastrato anche in quella che è una battaglia più complessiva per questo Paese, combattere le diseguaglianze e appunto la dignità del lavoro credo che sia il perno centrale della difesa della democrazia. Il prossimo rinnovo, infatti, di Federmeccanica sarà importantissimo perché riguarderà oltre 1.500.000 lavoratori. Siamo un paese, ha affermato il segretario generale regionale della FIOM, Massimo Guglielmi, che però non ha politiche industriali. Arriviamo ovviamente al prossimo rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica, importantissimo perché riguarderà oltre 1.500.000 lavoratrici e lavoratori, dopo 4 incontri che ad oggi non hanno portato nessun avanzamento. Siamo in un paese che non ha politiche industriali, sono a rischio settori importanti dell'industria, in Campania l'automotive, la mobilità, l'elettrodomestico, l'elettronica, settori su cui noi abbiamo bisogno che ci sia innanzitutto e si incominci a ragionare a livello nazionale di politiche industriali nazionali ma anche a livello regionale.